Benvenuti e bentornati su Hogwarts Legacy, eccoci qua di nuovo con questo bellissimo titolo che mi sta piacendo un sacco. Eravamo rimasti qui nella stanza della necessità, io sono andato un pochino avanti, mi sono messo un pochino ad arredare tutto quello che riguarda la prima stanza, quindi come potete vedere ho fatto gli angoli diversi, quindi qua che si tratta di erbologia, del banco di erbologia, qua abbiamo il dittamo che sta crescendo. Ho fatto tutta la parte riguardante l'erbologia, quindi tutte le piante, tutti i vasi, eccetera. Qua ci ho messo quella, se non sbaglio, andiamo un attimo a vedere, non mi ricordo più, scientifica, provata di questo viola perché mi ispira così. Qua tutta la parte gotica per quanto riguarda le pozioni, quindi qua abbiamo la pozione Edurus che sono andato a prendermi gli ingredienti che ci mancavano, così da poterla avere e usarla. Qui invece abbiamo fatto l'angolo per la ricerca, visto che questo qua ci porta a sbloccare tutti i vari cosi. Qui c'è la sua sediolina che non useremo mai, però va bene. Le varie lampade, candelabri, eccetera. Qui c'avevamo anche un trofeo di erbologia, lo sono andato a mettere così almeno abbelliamo col suo tavolino, eccetera, eccetera. Qua sempre, diciamo, stile erbologia perché mi piace molto sta statua, è una figata assurda. E per il momento, come potete vedere, anche il tetto l'ho cambiato. Sono andato a mettere questo qua, che è molto figo, mi piace un sacco, con l'alveare gigante. Per il momento, qui sono andato a mettere solo e unicamente tutta la parte di erbologia, a parte, diciamo, questi soppalchi qui. Diciamo, li ho lasciati così perché non mi dispiacciono. Però per il resto, sono andato a mettere tutta parte erbologia, a parte qui perché lo guarderò più avanti, adesso non saprei neanche che cacchio metterci visto che abbiamo poche cose. Ma a sto punto io ve l'ho fatta vedere, io l'ho arredata così mi piace, non mi dispiace per niente. Vediamo se il dittamo intanto ha finito. Sì, così riparte, perfetto. Bene, allora andrei a vedere un attimo le missioni principali, cosa abbiamo da fare, perché qui avevamo: ottieni e usa una pozione focalizzante, che se non sbaglio la sono andata a comprare lì da J. Pippin. Poi le pozioni Maxima e Edurus. In teoria la Maxima la dovrei aver comprata da Pippin e l'Edurus l'ho appena fatta, come avete visto. Consegna tre pozioni. Ah, adesso lo potremo anche fare perché abbiamo la scopa, possiamo volare adesso. Quindi incontra Sebastian. A questo punto, signori, io andrei a incontrare Sebastian, così andiamo a vedere un pochino quale altro magheggio andiamo a fare. Ok, vai, usciamo dalla nostra stanzetta della necessità, molto figa, molto bella, ci sta, non vedo l'ora di sbloccare tante altre cose da mettere dentro la stanza. Quindi andiamo a teletrasportarci il più vicino possibile a Sebastian. Qui potrebbe andare. Allora, la mappa è figa, in 3D ci sta, mi piace, è carina esteticamente, però è poco funzionale. Perché quando ti devi trasportare vicino a una delle missioni, non è che sia proprio del tutto comoda, devo dire. Allora. Ok, dai, eravamo abbastanza vicini. Attenzione, signorina. È stato un incidente! Dov'è? Rischiamo di non perdere la testa! No, mi sono perso i due fantasmi. Mi fanno morire da ridere quelli. Ehi, qui! Chi è? Chi è? Ciao Sebastian. Come va? Sebastian, da quanto tempo? Eh sì? Felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scrivener ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Da questa Quindi qui cosa parte. sarebbe? All'ombra del sotterraneo. Se magari vai, ti seguiamo, C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto. eh. Beh, oddio, ben nascosto. Mi sembra così nascosto. Entriamo nel sotterraneo, vediamo un po'. Ah, da soli? Sebastian, non vieni?
Così, a gratis. Come hai fatto a trovare questo posto? C'è... L'ha mostrato il mio amico. Ma dov'è? Lui lo chiama. Ma come ha fatto? Venivamo sempre a giocare a gobiglie qui con mia sorella Anne. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere battuto di nuovo da lei. Ti avviso, ho giurato a Infaustus di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Sì, non sì, non è un problema. Nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. No. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato. Ok. Ho visto Infaustus a pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. Ah, è lui! Fausto è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno, in particolare Infaustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché Infaustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. Infaustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Comunque... Il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti. Ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Attenzione! Tipo, come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Ah, non parliamo di maledizioni proibite. Ma è ridicolo, suona pericoloso. Ma un'educazione sì. Dignitosa deve prevedere ogni magia. Bravo, lo bravo. Penso anch'io. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. E fu così che... Può volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Ok. Molto bene. Dai, su, forza. Partiamo. Triangolo, X, X e quadrato. E voilà. Vediamo questo Confringo. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Colpisci solo i bersagli, però. Vorrei che il sotterraneo rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Aspetta, aspetta un attimo che lo equipaggiamo. Ah, è vero, io mi devo andare a mettere tutto perché io sono in modalità vedrai creazione. Confringo arriva un po' più lontano rispetto a un incantesimo come incendio. Ah, meno male. Confringo! Bello! Come ti senti? Un po' è accaldato. Figo. Ti ci abituerai. Ah, ok. Scusami. Sì, così. Credo di aver fatto. Ma è bellissimo. Grazie, Sebastian. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato Confringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi, trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. Interessanti tutti e due. Non hai tutti i torti, voglio altri incantesimi. Voglio altri incantesimi così. Questo è il tipo di magie che ho sempre voluto apprendere. E ce ne sono molte altre, sappilo. Ormai da molto tempo vengo qui e mi esercito su magie simili. Tuttavia, non le ho rivelate tutte ad Anne e Infaustus. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Anne. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare. Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Ne saremo felici. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare.
Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Potrebbe avere a che fare con Victor Rookwood. Non ti aveva davvero confuso per qualcun altro, Hogsmeade, giusto? Non ti sfugge niente. Ti dirò ciò che posso. Rookwood e Ranrock credono che io abbia preso qualcosa alla Gringot e la vogliono. La Gringot? E quando ci sei stato? Il professor Fig e io ci siamo ritrovati là dopo l'attacco del drago. C'era una passaporta che... Una passaporta? Per la Gringot? È tutto alquanto contorto. Continua. Allora, non so se dirgli la verità, non so se voglio dirti tutto. Ma dai, fidiamoci. Prometti su. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Vabbè, capirai, è un sotterraneo alla fine, non è che... Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrock abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo, con Rookwood e Ranrock entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Non ti preoccupare, che la useremo. Che desideri. Per bene anche. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. Va bene, vado, caro. Vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Ok, abbiamo fatto anche questa, è stata abbastanza veloce, è stata più una chiacchierata che altro. Usciamo, vediamo un po'. Ciao Sebastian, grazie per l'incantesimo. Chi Ciao è? Sebastian. Ah, ok. Aspetta. Ehi, guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. Aia. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Già. Sei appena uscito dal sotterraneo? No. Come hai fatto a entrare? No. Cercavamo il bagno. Me l'ha fatto... L'ho trovato per caso, dai, non tradiamo Sebastian. Si chiama sotterraneo quella stanza? Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. E chi lo dice? È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Ma non ti preoccupare, non diremo niente. No, non c'è bisogno non di minacciare. Che cazzo? Terrò la bocca chiusa sul tuo sotterraneo. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. Oh, come siamo sgorbutici. So cosa volevi dire? Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. In realtà è lui che ci caccia nei Ora guai, non il contrario. Sebastian. E allora digliene quattro, che cazzo dobbiamo dire? Missione completata. Perfetto. Quindi. Prossima, brucia. Che sta facendo il fantasma? Ho inventato un nuovo gioco, basta stare attenti al fuoco. Ok, vediamo un po', missione disponibile. La sala delle mappe. Ora che il professor Fig è tornato, muoio dalla voglia di mostrargli le pagine mancanti e la sala delle mappe segrete che ho trovato. Ok, perfetto, sì. Andiamo subito. Subito. E è lontana? No, non è lontano. Andiamo subito su. Che sono curioso di vedere cosa ci dice il veggente che abbiamo trovato nella mappa lì, nella stanza delle mappe del tesoro lì, come cazzo si chiama? Nella stanza delle mappe. Su, dobbiamo andare? Sì. Vorrei insegnarti Wingardium Leviosa. Oh, incantesimo usato per far levitare gli oggetti. Finalmente. Per un breve periodo di tempo. Una volta completati alcuni incarichi preliminari, raggiungimi nella mia aula.
Ok. Prima di parlare col professore, aspetta un attimo che voglio vedere cosa dobbiamo fare. Ottieni e usa una tentacola velenosa. Ottieni e usa una mandragola su più nemici allo stesso tempo. E come facciamo? Queste saranno da fare. Comunque, professor, siete tornato? È stata bella la gita fuori? Noi che aspettavamo il libro, maledizione. Speravo proprio di vederti. E eccoci qua. È tornato. Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. A proposito... Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Il ritratto di Eldritch Diggory nella sala comune mi ha raccontato della pronipote, Helen. La sua pronipote? Sì, era un Auror, lo sapeva? Beh, mi ha portato ad Azkaban a incontrare Anne Tisby. Hai visitato Azkaban? Un'esperienza incredibile. Il fatto è che Anne aveva conosciuto Richard Cornacchia prima che lui morisse e io dovevo trovare il suo fantasma. Che diamine è Richard Cornacchia? Studiava cretino. Molto tempo fa. Comunque, mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì. E visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa. Sembra incredibile, ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora andiamo? Speravo che lo dicesse. Subito anche, direi. Ah, dobbiamo portare con noi il libro. Ce la facciamo sto giro andare? Oh, vedi, vedi? A proposito, la stanza si chiama Sala delle Mappe. Un ritratto di Percival Rackham ci attende lì. Ah. Il professor Rackham. Non vedo l'ora di incontrarlo. Come ha fatto questo Cornacchia a mettere le mani sulle pagine del libro? Per culo. Chiaramente Pix le ha rubate e Cornacchia le ha rubate a lui. Ah, Pix. Già, un fantasmino abbastanza ignorante. Via, dai, che sono curioso di vedere cosa ci dice. Sono troppo curioso, dai, di andare avanti nella storia. Su, su, professore, e dai. Pensare che è sempre stata qui sotto. Guarda che sala... Che bellissima sala che abbiamo qui. Con la pista di pattinaggio al centro. Come la sensazione che si muoverà questa pista di pattinaggio. Non c'è il tipo. Ah, interessante. Promette davvero bene. Che bello. Figo. Attento, professore. Una mappa. Qui c'è Hogsmeade. E qui invece c'è la foresta proibita. Poi, ovviamente, Hogwarts. È sai com'è? Magnifico. Si chiama Sala delle Mappe. Dov'è Rackham lì? Se solo tu potessi vederlo. Ma cosa? Ah beh, la moglie immagino. Eccolo lì, il nostro vecchietto. Possiamo parlare? Salve, professor Rackham. Come richiesto abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mio giovane amico, perché dovevi tornare con il libro? Sì, e capisco anche perché chiamate questa stanza la Sala delle Mappe. Il fatto che tu sia arrivato fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere e potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito.
Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Prove che dovrai completare da solo. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? C'era lei con il suo amico Charles. Parlavate della passaporta e di alcune prove create per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Precisamente. Charles è un altro dei custodi. Secoli fa ci siamo dati questo nome, assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza, niente di tutto ciò era una prova. Erano una parte importante del percorso, ma non vere e proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivato fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Metteranno alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig. Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, abbiamo incontrato un goblin insolitamente potente, capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mio giovane amico? Certo. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove, ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Ok. Diamo un'occhiata? Certo che diamo un'occhiata, professore. Siamo qui per questo. Riconosco quella torre. Il gufo, la gufaia lì, come si chiama? L'avrai vista anche tu? In effetti non mi annuova. Forse il suo giovane amico ha viaggiato più di quanto lei non pensi. Come tuo mentore, il minimo che possa fare è accertarmi che non sia pericoloso. Raggiungimi appena puoi. Vediamo un lei po' cosa ci dice. Di conoscere quella torre. Cosa può dirmi al riguardo? Non molto, temo. Ci sono passato davanti decine di volte. È a nord di Hogsmeade. Allora non se è quella dei gufi. Pensavo fosse quella. Di essere disabitata. È ovvio, tuttavia, che nasconde molto più di quanto sembri. Ci vediamo lì. La raggiungerò alla torre il prima possibile. A presto, allora. Fa attenzione. E non dire a nessuno dove stai andando. Ci mancherebbe, professore, ci mancherebbe. Vediamo un po'. Quindi è dietro Hogwarts. Vabbè, questa è molto molto zoomata indietro, diciamo, molto alta la prospettiva. Ok, va bene. Ma cosa c'è? Insegnarti Glacius, l'incantesimo congelatore. È un metodo efficiente per gestire con freddezza le situazioni più professore. Stesse. E prima però dovrai portare a termine alcuni incarichi. Dopodiché vieni a trovarmi. Madonna, ci stanno dando un puttanaio di incarichi da fare per avere gli incantesimi. Allora, fatemi vedere un pochino. Guarda qua quanti cazzo di cose abbiamo da fare, porca vacca. Allora, raggiungi il campo dell'evocatore. Qualcuno in cerca di nuovi avversari a campo dell'invocatore. Ok, va bene. Però di ricompensa non ci dà niente. Questo qua abbiamo 3 pozioni dell'invisibilità, ok, che potremmo fare. Nel frattempo magari se incontriamo qualche nemico potremmo usare... la pozione focalizzante, la maxima e l'edurus magari. Quindi io farei una roba, andrei a consegnare questa roba qua alla
alla signorina lì, l'amica di Jay Pippin. Andiamo alla pagina, così intanto piano piano le collezioniamo. Ok, allora aspettate un attimo prima di, perché a sto punto io mi attrezzerei con, anzi fatemi rimettere questa qui, questa qui, questo me lo sposto qua e qui ci metto accio. Perfetto, così almeno diciamo cerco di cambiare il meno possibile i tasti delle magie, sennò dopo mi si intreppa il cervello e buonanotte prima di usarle. Aspetta un attimo, vai giù per favore. Allora, pozione dell'invisibilità, focalizzante, Edurus e Maxima. Ok, le abbiamo tutte, perfetto, perfetto. Quindi, via, scopa. E si va. Ci innalziamo in volo. Siamo anche in notturna adesso. Ci possiamo ammirare la bellezza di Hogwarts. Bellissimo, mamma mia. Che spettacolo. Via, vai. Andiamo tutto gas. Però non ho mica capito sti palloncini che dobbiamo fare. Posso prenderli? Vediamo se ci passiamo attraverso, cosa succede. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ok. Ma io li faccio, tanto. Siamo qua. Piano. Ah, ok. Per scoppiare i palloncini. È un punto talento. Ok, fai scoppiare i palloncini uno su due. C'è qualche palloncino qui da qualche altra parte? Non penso. Niente, ripartiamo, dai. Oh, che bello comunque viaggiare così. Allora, per essere più figo ci starebbe andare a piedi, perché almeno ci godiamo tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è stato creato. Però per velocizzare un pochino i tempi, direi di prendere la scopa. Ok, fai scoppiare i palloncini, abbiamo completato la sfida, vediamo cosa ci dà in cambio. Siamo quasi arrivati, possiamo anche abbassare un pelino. Andiamo più veloce, usiamo lo sprint. Qui abbiamo una delle prove di Merlino, ma sinceramente me le andrò a fare io, perché sono veramente scandalose, cioè non sono enigmi. Sono accendi quello, esplodi quello, eccetera eccetera. Allora, eccoci qua, questo andiamo a dare... Questo sembra uscito da un libro di favole. Eh già, dell'orrore però. È sempre in ritardo. Eccoci cara, consegna notturna. Madame Laweng, ho una consegna da pozioni di J. Pippin. Manda un ragazzino a fare il lavoro al posto suo. Sempre ci paga. Sempre alla ricerca di scorciatoie, quella lì. Magari le hai distillate tu queste pozioni. Ma non importa. Probabilmente sei molto più capace di lui. Madonna. Ecco perché ci ha mandato. Vediamo. Come mai continua a ordinare da lui se pensa che le sue pozioni siano scadenti? Perché a quanto pare ho sempre più clienti che cercano di non farsi vedere. Chi sono io per giudicare? Ma immagina che stress. Cercare sempre di garantire prodotti di qualità. A differenza di altri negozianti, io ci tengo alla soddisfazione del cliente. Va bene, ecco, ti sei contraddetta, però chiesto. Va bene. Credi di cavartela così? Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Non avrai uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Oh, stai calma, stai intanto, perché sennò ti tiro una bastonata in testa. Beviamola. Una consegna complicata. Ah, ok, scusami. Scusa, cara. Voilà.
sembra aver funzionato. Beh, direi che può andare. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Magari unendo le vostre ricette e abilità. Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. Che fallisca pure! Madonna, ragazzi. Vediamo un po' cosa lei si dice. Lei ha detto che sempre più clienti cercano di non farsi vedere. Come mai? Beh, non posso parlare a nome di tutti, ma di certo i miei clienti Ashwinder avranno i loro motivi. Ah. Fossi in te, fingerei di non aver sentito. Ecco chi sono i suoi clienti. Va bene, dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. Vediamo un po' la mercanzia, anche se suona un po' male. Cosa stai cercando oggi? Ok, vediamo. Non te le prenderei solo perché sei antipatica come pochi, però vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Sì, una rigeneratrice, c'ha le uova, quasi quasi. Ottima decisione, avrei scelto esattamente la stessa cosa. Ma stai zitta. Posso vendere qualche porcheria, tanto... Questo andrà benissimo, grazie. No, questo mi sa che ci torna utile, questo lo possiamo vendere, quindi... Grazie. Quasi uno scambio equo. È molto apprezzata. Ah, adesso è gentile. Ok, abbiamo consegnato... le pozioni a sta antipatica di merda. Una risorsa. Blocchiamo la, cosa la fiamma per me questa volta. A sto punto io andrei a fare qualche combattimento, magari c'è qualche villaggino, qualche accampamento da tirar giù nel mentre torniamo. Magari me la faccio basso. Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. No, non guardiamo proprio niente. Attenzione, slalom tra gli alberi. C'è niente qua? Non nessun nemico? Niente di particolare, niente di... Questo è un accampamento nemico? Mi sa di sì. Posso arrivare lì senza farmi vedere... C'è qualcuno? Entrasi! Protetto! Attenzione, proviamo a... Oh, attenzione! Attenzione, mamma mia. Ah, abbiamo fatto? Per te è troppo tardi per imparare dai tuoi errori. Ah, ok, pensavo ce ne fossero di più. Va bene. Meglio così. Revelio. Allora, prendiamo tutto quello che possiamo prendere su. Così iniziamo a vedere anche questa qua. Immagino che... Accio! La faccio così, la sposto e mi vado a prendere il forziere. Guanti da quidditch grigi, ok. Revelio. Qua ci sono dei funghi. Che da dove cazzo li prendo? Devo fare il giro? Va bene. Ma non posso prenderli. Boh, forse devo distruggere in qualche maniera. Oh, che piacevole sorpresa. No, non è vero, non è una piacevole sorpresa. Vediamo un po' questo accampamento, cosa c'era dentro, cosa c'è di interessante. Qui ci sono i lettini dei goblin. Qui invece una fucina. Sono attrezzati bene i signorini qua. Vediamo un pochino sta prova di Merlino qua, se riusciamo a farla velocemente. Dai, sgancia ste foglioline. Ok,
Cosa ci va posizionato qua dentro? Qualcosa ci andrà posizionato. Che però non ne ho idea. Vediamo. Revelio. Ah, ok, lì ci sono delle palline che probabilmente dovremmo andare a... venite con me, tutte quante. Ok, aspetta, dov'è che sono? Perché... Vieni. Si infilano? Ok, cosa abbiamo fatto? Va bene. Immagino che dovremmo farne 4, no? Aha, non le avevo viste prima. Venite. Dov'è? Qua. Vai. Mettile tutte lì. Ok. Revelio. Andiamo un pochino con Revelio se riusciamo a vedere. Allora, vediamo se magari erano posizionate fuori. Ecco, probabilmente sono queste qua. Confringo. Maledette bastardine. No, dovete venire con me, vai. Venite, così la completiamo e... piano. Vai. Voilà, dovrebbe essere a posto, giusto? Le prove di Merlino non avranno... Yes. Ok. Abbiamo fatto anche questa prova di Merlino, così... è del Lupacchiotti. Allora, aspettate un attimo, Maxima Edurus focalizzante... Aspettate un attimo, che vado a vedere intanto anche le missioni che dobbiamo usare queste, perché così ci dà depulso. Usa una pozione focalizzante. Edurus e Maxima insieme. Ok, vediamo un po'. Maxima e Edurus. Ok. E focalizzante. Ma cosa pensi di fare? Eccellente. Confringo. Ok. Confringo. Attenzione, abbiamo fatto volare via. Ok. Levioso. Quanti ne arrivano? Porca vacca. Attenzione. Levioso. Ok. Erano parecchi, Lupacchiotti. Scusa un momento, fammi vedere se è stata fatta. Dov'è? Oh, e vai, quindi possiamo andare a imparare Depulso. Adesso io vorrei capire Wingardium Leviosa, non Leviosa. Come si fa ad ottenere tutte queste cose? Tentacola velenosa, da dove la prendo? E la mandragora per usarla contro i nemici. Chissà. E che magari ce l'ho nell'inventario? No, è qua. Si sblocca acquistando semi di mandragora. Ah, ok. Questa invece è l'altra. Tentacola velenosa. Ok, quindi la dobbiamo far crescere. Va bene. Vado a prendere tutti sti minerali, sta pietra di luna, perché ci servono per personalizzare il nostro bel
Che cos'è sta roba? Ah, la pelle di lupo. Quello si può prendere così o no? Madonna, con quanta fatica. Guanti rivettati cerulei. Aia. Perfetto. Da lì quello che vende le erbe, no? Dov'è che era? Questo. Giusto? Semi... in teoria. Così almeno facciamo subito, andiamo a prendere questi semi, li andiamo a... Li vado poi a piantare perché ci vuole del tempo. Così possiamo fare anche la lezione per imparare Wingardium Leviosa, perché c'è un sacco di roba chiusa col lucchetto che dobbiamo probabilmente usare Wingardium Leviosa, quindi... No, ma che cazzo sto dicendo? Ma che cazzo sto dicendo? A noi ci serve Alomora, non Wingardium Leviosa. Rincoglionito che non sono altro. Cerchi qualcosa di nuovo. Vabbè, vabbè, vabbè. Semi di Luparia, dice di Malva. No, non è qua che dobbiamo andare. Che palle. Non si può dire. Aspetta, che il mio cos'è che mi dava? Ben fornito. Stanza delle necessità. Fertilizzante. Del compost ricco di nutrienti da aggiungere alla pianta per aumentare la resa. Ah, interessante. No, adesso no, costa troppo. Siamo non si poveri. Può dire che il mio negozio non sia ben fornito. E quindi io, se volessi prendere le cose, dove devo andare? Scusami, eh? Questo? Fiera delle fiere. No. Qua abbigliamento. Ma non capisco. E niente, non è qua a Hogsmeade. Però a sto punto andiamo da J. Pippin, gli diamo la bella notizia che... Attenzione, facciamo un bel bagnetto. Se sali magari mi fai un favore. Dai. Dai però, su, non ti puoi incastrare così, Christian. Andiamo da J. Pippin. Salve. Se hai bisogno di pozioni curative, sappi no, 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 che sono abbiamo la mia bisogno di dirti che abbiamo consegnato le cose, le pozioni. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. La testa dei cazzo. Spero che non ti abbia creato problemi. No, nulla di ingestibile. Non potessi gestire, tranquillo. Meno male. E grazie ancora per il tuo aiuto. Prego, non c'è di che. È stato un piacere fare affari con lei, signor Pippin. Parimenti. Ben lieto di cederti il compenso per la consegna, pur di non vedere quella megera. Buona fortuna con le sue pozioni, signor Pippin. Abbi cura di te. Grazie, caro. Quanto ci ha pagato? Missione completata, consegna completata, ok. Ah, 300, va bene, dai, va bene. Quindi, a sto punto, torniamo ad Hogwarts... Ma quindi io... Ah, aspettate un po'. Non mi dire che è questo. Porca putena. Trovato. Subito vado. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Eccoci qua. Che bello sto negozio. Molto bello. Salve. Accomodati pure all'interno. Oh, ma bada dove metti i piedi. Vediamo di farti uscire da qui sulle tue gambe. Salve. Salve. Oh, salve. Chiedo scusa, sono un po' agitata. Ho appena finito di sgridare delle piante perché sputavano e mordevano. Ma è colpa mia, non dovrei metterne più di quattro insieme. A proposito, mi chiamo Beatrice Green, ma tu puoi chiamarmi Madama Green. Benvenuto da Erbe Essenziali e Funghi Fatali. Non urtare le mandragole, eh? No, 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 no. Se non fosse per la continua richiesta di antidoti, non dovrei tenerne così tante di queste piccolette. Non posso aiutarti con le maledizioni, ma se ti hanno pietrificato, allora sei nel posto giusto. Oddio, non vedi saremo di qui, non però urtare va le bene. Mandragole. Dovessi sradicarne ancora una, finiresti anche tu stecchito. E non ho proprio voglia di pulire tutto di nuovo. Sì, sì, abbiamo fatto la lezione, non si preoccupi. Allora, perché qualcuno è morto qui? Voglio sentire. Un cliente è morto qui. Sì. Addirittura. Una vera fortuna. Come? Che ne sia morto solo uno, intendo. Ah. Allora, come posso esserti d'aiuto? Per ora do solo un'occhiata. È simpatica sta vecchietta. Bene. Mi fa se vedi qualcosa che ti piace. Mi fa morire. Posso vedere la sua mercanzia? Che cosa c'è in vendita? Attenzione.
Allora, che ne dici se ti mostro alcuni degli articoli disponibili? Semi di cavolo carnivoro, semi di mandragora, subito. Oh, sono sempre porca felice troia, quando un giovane costa. Fa un acquisto oculato. Niente, andrai ci serve, ci serve. Ce li rifaremo i soldi, dai. Possiamo vendergli qualcosa? Magari qualcosa di scraso? Facciamo così. La porta è sempre aperta. Torna presto. Grazie, Chiara. Fai vedere un pochino qua il... Aspettate un attimo. Dov'è l'humus? L'ho perso. Eccolo qui. L'humus. Ok. Va bene. Per essere un ragazzino, gliele hai proprio suonate a quel troll. Davvero incredibile. Grazie, Chiara. Allora, mi vado a togliere l'equipaggiamento scrauso, mi vado a metterlo. Madama Green, le vendo... Oh, mi scusi. Rebellion! Attenzione. Questo grande albero dai rami sinuosi funge da sostegno per il negozio erbe essenziali e funghi fatali. Pensa a te. Oddio. Che è stato? Ma le dispiace se io... Oh, possiamo vendergli anche la sua sciarpa, perfetto. Tanto vedo già che non è più potente della nostra. Allora, le vendo un po' di roba, signorina. Alcuni degli articoli disponibili. Sì. Questo lo glielo vendiamo. Questo glielo vendiamo. Sicuro con me? Lo vendiamo. No. E allora dovrai accontentarti dei soldi. Oh. Sì, ci siamo comunque andati a perdere. Meno male che abbiamo fatto la missione di J. Pippin, così avevamo... Ma cos'è sto... Ah, è il forziere che fa sto casino. Ok. Perfetto. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Questo ripete sempre le stesse cose, maledizione. Quindi, ritorniamo a... Io vado direttamente alla stanza delle necessità. Così vado a piantare i semi intanto. Adesso ci salutiamo perché è già venuto abbastanza lungo il video. Intanto io vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento come vi state trovando con questo gioco, eccetera. Se vi sta piacendo oppure no. Condividere anche il video se volete, iscrivervi al canale perché no. E io dalla stanza della necessità vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.